I fan hanno citofonato a casa della Space Family. Ci vuoi incontrare? Vieni ai nostri eventi. Non che venite davanti casa e citofonate 30 volte, ragazzi. Sara Di Sturco si è molto arrabbiata. Sapete dove abitiamo? Bene, non venite perché è privacy. La casa è privacy. Marta Rossi è caduta dalle scale. È stato un incidente praticamente mortale quello che ho avuto a casa. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TGTube, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di YouTube. I fan hanno citofonato a casa della Space Family. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e il meglio anche il peggio di TGTube. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua, ragazzi, nuovo TGTube, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. E come vi anticipavo nell'ultimo TGTube, le notizie non sono finite, quindi ricominciamo proprio da dove ci eravamo lasciati. Avevamo parlato ampiamente del caso di Nicole Pallado, questa creator che in tempo zero si è ritrovata senza il suo profilo Instagram, ma oggi sono qui per portare qualche bella notizia, e cioè che dopo lo scandalo, il dramma di questo profilo Instagram che le era stato definitivamente eliminato, sospeso proprio da Instagram, fortunatamente Nicole in questi ultimi giorni è ritornata in possesso del suo profilo. Quindi questo profilo di oltre 10 anni non è andato perduto e, insomma, è proprio il caso di dirlo, tutto è bene quel che finisce bene. Adesso invece voglio mostrarvi una parte del video dell'ultimo TGTube che non vi ho messo in quel video perché ho voluto dividere tutti questi argomenti. Infatti parliamo di Marta Rossi e tutto ciò che devo raccontarvi l'avevo già fatto in questa clip che sto per mostrarvi. Guardate. Dobbiamo parlare di Marta Rossi, una nostra vecchia conoscenza. Lei è fidanzata con Luca Lattanzio, fanno dei bellissimi video, insomma delle bellissime esperienze anche di viaggi, eccetera eccetera, e qualcuno di voi se la ricorderà per via di qualche anno fa in questi TG Talk, TGTube, eccetera eccetera, quando parlavamo del triangolo Luca Katie, scherzi di coppia, e Marta. Ora lasciamoci alle spalle tutte queste cose, tutte queste storie, no, gossip vari, e ci concentriamo invece su ciò che è successo a Marta in questi ultimi giorni. Una brutta pagina della sua vita, perché è stata vittima di un incidente domestico. È caduta dalle scale, si è fatta molto male, addirittura poteva perdere la vita. Questo le hanno detto quando è andata all'ospedale, quando l'hanno insomma visitata. Questa caduta poteva veramente portarla a non essere più tra noi. Una brutta caduta della quale proprio lei ci ha parlato in un video spiegazione su TikTok. Guardate. Sono preparata in live con voi, cercando di avere una faccia presentabile. Mi avete detto che sono sempre carina e vi ringrazio, ma la situazione del mio occhio questa mattina è così, e andrà via in, penso, in una settimana. Come vedete, eccolo, c'è un livido, e il livido è sceso perché ho preso una fortissima botta qui in testa, come dice mia madre, un bummo ho in questo momento. Qua non si è formato, però il livido deve essere sceso, è andato nell'occhio, mi aveva già avvisato la dottoressa. Ci tengo a ringraziare tutti i medici del San Carlo di Milano che mi hanno subito soccorsa con urgenza, mi hanno fatto sentire protetta, e quindi grazie mille per il modo in cui trattate i vostri pazienti. Questa era la mia testa il giorno della caduta e qui era già sgonfio. Cosa è successo? Ho deciso di fare questo video, non volevo farlo, ho deciso di farlo perché spesso noi prendiamo la vita come una cosa molto, diciamo, scontata,
In realtà è una linea che si può spezzare dall'oggi al domani e io sono stata molto fortunata. È stato un incidente praticamente mortale quello che ho avuto a casa. E sono precipitata giù dalle scale. Questo è quello che mi è successo. Stavo portando giù un tapis roulant. Perché mi è andata questa cosa in testa? Non lo so. Stavo facendo sta roba, scalino per scalino. Io ero dietro, il tapis roulant davanti. Il tapis roulant è scivolato e mi ha portato via in tutte le scale. Io le ho fatte praticamente in picchiata di testa, finendo in questa nicchia di scale da parte finale delle scale della mansarda, dove ho sbattuto la testa molto violentemente e ho sbattuto la spalla. Non c'è niente di scomposto, rotto, è solamente una piccola fratturina alla base della clavicola, molto leggera, una fratturina composta che devo solamente tenere, diciamo, il tutore per una quindicina di giorni, quindi dovrebbe ripararsi da sola. Per fortuna la TAC è risultata negativa. L'unica cosa, diciamo, cose negative che adesso stanno uscendo in questi giorni, che come potete vedere rispetto alla live che ho fatto ieri qui, il livido è qua. Non c'è molto livido, diciamo che il rossore della ferita, come se fosse usurato ovviamente dalla caduta. Mi è uscito il livido qua stamattina, anche un po' qui. Mi sono molto impressionata e pensate che nel momento della caduta questo era il doppio, era molto più grande. Questa mattina il mio occhio era così, diciamo che il livido poi andrà via, diciamo nel corso di questi giorni, penso 5-6 giorni andrà via il livido. Già è migliorato, come potete vedere da stamattina, perché ho messo il ghiaccio. Volevo anche ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine qui sui social. E anche se non ci conosciamo personalmente, mi siete molto di aiuto e di supporto, soprattutto perché ho bisogno di, diciamo, cose positive in questo periodo. Tutta la mia, diciamo, riabilitazione la farò qua proprio sui social, quindi se vi va, seguitemi. Se avete dei consigli da darmi per il tutore, per altre cose, datemeli sempre nei commenti. Ci vediamo sempre qui o sull'altro social e ricordatevi che vi voglio bene anch'io e vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando. Ma c'è di più, perché dopo questo racconto a cuore aperto che Marta ha fatto, no? L'abbiamo vista con questo tutore, con dei lividi in faccia, passano i giorni e Marta vuole spiegare un po' a tutti quanti come si sente, anche mentalmente, dopo questo brutto incidente che l'ha portata ad annullare progetti, ad annullare viaggi o comunque insomma a posticiparli. Ascoltiamo insieme quello che ha raccontato proprio Marta. Guardate. Rispondo alle vostre domande, visto che mi avete chiesto in tanti come va la guarigione, l'occhio, i lividi e tutto il resto, faccio un box domande così vi tolgo tutti i dubbi, anche se ho già fatto dei video sull'altro social e un video lungo sul canale, quindi intanto vi tengo compagnia anche qua su Instagram. Mentre mi sistemo il tutore ti rispondo. Allora, in generale sto bene, ho avuto solamente un giorno di crollo dove mi sono vista i lividi in faccia e ovviamente da lì che mi sono un po' demoralizzata, ecco, diciamo così. Però come potete vedere il braccio lo muovo, non ho dei problemi grossissimi, devo stare solamente ferma un po' con la spalla perché era una frattura composta da una piccola parte della clavicola minuscola qua. Riesco a fare tutto, come potete vedere muovo, faccio tutto quello che devo fare, però devo stare ferma fino al giorno 8 almeno, dove ho la prima lastra e la visita con il medico che si occuperà della mia spalla. Mentalmente, quindi adesso sto meglio, anche grazie a tutti i messaggi che mi sono arrivati, le persone che mi stanno mandando mille messaggi, tutti i brand con cui ho lavorato che mi hanno mandato anche prodotti di cosmetica per poter coprire i lividi sul viso, quindi anche i lividi sul corpo, come potete vedere. No, non mi ha vista per terra, ma mi ha vista sul letto, perché io dopo la caduta ho capito la gravità della situazione. Con la mano così e la spalla un po' concia sono andata nella stanza a fianco dove mi sono sdraiata e da lì l'ho chiamato, lui è venuto, diciamo al momento non aveva capito, quando ho tolto la mano si è reso conto della gravità della cosa perché avevo un bozzo così e si è molto impressionato. Per fortuna non ho perso conoscenza perché lui era andato veramente in panico, non sapeva il numero del 118, cioè non se lo ricordava in quel momento perché aveva avuto un momento di shock. E io gli ho detto cosa doveva fare, di prendere il ghiaccio, di alzarmi le gambe, insomma è stato anche comunque molto bravo perché ha seguito alla lettera tutto quello che gli ho detto. Però
Però, insomma, come chiunque non l'ha presa molto bene. Insomma, ragazzi, arrivati a questo punto io non posso fare altro che rinnovare la mia pronta guarigione, i miei auguri di pronta guarigione a Marta Rossi. Già le avevo scritto su TikTok, ma insomma, speriamo veramente che passi in fretta questo brutto periodo e che sia soltanto una brutta parentesi. E che, insomma, l'importante comunque è che Marta sia qui tra noi, ce l'abbia potuta raccontare questa disavventura senza insomma avere ulteriori problematiche o comunque non essere più tra noi. L'importante è che Marta adesso si riprenda, che riposi un po' e che stia bene per tornare più forte di prima. Adesso invece voltiamo completamente pagina e da queste notizie più o meno insomma scioccanti dobbiamo nuovamente arrivare ad un discorso che non avrei voluto fare di nuovo, eppure ci tocca. Parliamo della Space Family. Vale, quindi Valentino Bisegna, Sara Di Sturco e i loro due gioielli, Martino e Kevin. Cosa succede? Questa famiglia super amata su YouTube Italia ha fatto nuovamente discutere. No, perché in realtà loro non hanno fatto nulla, ma sono stati vittime, ancora una volta, della maleducazione, fatemelo dire, dei loro fan. Cosa? Come un fulmine a ciel sereno, infatti, che cosa succede? Sara Di Sturco decide di condividere delle stories direttamente da casa sua. La vediamo, insomma, agghindata per stare giustamente in casa con i suoi bambini in un momento di relax di famiglia. E che cosa succede? Questo relax di famiglia viene assolutamente minato, viene assolutamente rovinato dalla presenza di alcuni piccoli fan. Alcuni hanno 8-9 anni e sono lì alla porta dell'abitazione di Vale e di Sara. Cosa sta succedendo? La casa è stata effettivamente assediata da molti fan che più volte al giorno, per più giorni, sono andati lì a citofonare al cancello della casa della Space Family. Ma fate bene attenzione, guardiamo insieme quelle che sono le stories condivise proprio da Sara, che giustamente si è sentita minacciata, tra virgolette, nella sua privacy, perché come dice lei, casa è privacy, casa è il luogo sicuro dove tu vuoi stare serenamente, tranquillo, con la tua famiglia, e purtroppo questo non è il caso della Space Family. Guardate. Buon pomeriggio, ragazzi, ho dovuto mettere la crema perché veramente sono in condizioni pietose e ho dovuto fermare i capelli perché mi stanno andando avanti, vabbè, comunque sono distrutta praticamente. Mi sto mangiando un plum cake e sono veramente alla frutta, raga. Io devo dire la mia perché veramente non, cioè, non mi sembra proprio il caso, ok? Sono praticamente da quando abitiamo qua, che saranno un anno, ok, che ogni tot, ok, tipo a periodi, ogni tot arrivano i fan davanti casa, fanno le foto, ci suonano, ci citofonano, eccetera, ok? Allora, io sono dell'idea che se tu, io vi ringrazio che ci seguite, eccetera, però casa è privacy, ok? Ci vuoi incontrare? Vieni ai nostri eventi, non che venite davanti casa e citofonate 30 volte, raga. Adesso, in questo preciso istante, sono venute 4 fan qua fuori e continuavano a citofonare. Ho contato le volte che hanno citofonato, ve lo giuro, stavo dicendo 7 volte. Cioè, in tutto ciò mi si è svegliato Kevin. E cioè, io veramente, boh, ok che c'avete 8 anni, oppure, cioè, è ok, siete piccoli, bla bla bla, però, raga, 7 volte attaccarvi al citofono, anche no, è normale che non, ma io non esco, ma neanche con le cannonate mi esco fuori, perché è privacy, la casa è privacy, come se io vengo da voi e vi comincio a citofonare tipo 10 volte insistentemente per dirti ciao, cioè, bello, grazie, però io sono dell'idea che la casa è privacy, deve essere il mio posto sicuro, ok? Non che, cioè, non mi sembra proprio il caso, in più mi si è svegliato Kevin a forza di citofonare, anche basta, cioè, sapete dove abitiamo? Bene, non venite perché, raga, innanzitutto io non esco proprio perché sono a casa mia e, cioè, ogni 3 secondi, perché non è solo oggi, cioè, praticamente è quasi ogni giorno. E dopo la prima, e dopo la seconda, e vabbè la terza, poi a un certo punto è cominciato a diventare tutti i giorni, cioè, dalla mattina alla sera che passano e citofonano, ma pure i genitori delle volte, cioè, accompagnano i figli davanti a casa nostra e cominciano a fare le foto, cominciano, cioè, oh, nel senso, raga,
Ok tutto, ma anche meno, cioè casa e privacy, punto, cioè, poi ho due bambini, cioè nel senso, non, se citofoni non sai se dormono, non sai se c'è, quindi boh, non mi piace questa roba. E questa storia, letteralmente in tempo zero, mi ha riportato alla mente quella famosa vicenda della Sabri, no? Che si era addirittura trovata i suoi fan non soltanto al cancello del suo condominio, ma addirittura sul pianerottolo dove lei abita. Cioè, voi capite che la maleducazione, il non buonsenso regna sovrano in questi fan. Cioè, io posso capire, no? L'amore, la stima che si può provare per i vostri idoli che vedete qua sui social, ma non è questo il modo giusto per fare tutto quello che è stato fatto. Non è giusto andare a suonare a casa della gente, non è giusto presentarsi lì e volere una foto con una persona. Cioè, voi capite che tutto questo è al limite del legale, anzi, io credo che sia illegale, cioè. Anche basta, cioè già ci sono i venditori ambulanti, porta a porta, i testimoni di Geova che ti vengono a suonare ogni 2 secondi. In più ci sono anche i truffatori che ti suonano, perché quante persone vengono truffate da gente che ti citofona. E poi fatemelo dire, cioè basta, 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 basta. Come ha detto Sara, giustamente, volete venire a vederci? Se non ci vedete per caso in giro, perché anche questi ragazzi la spesa la fanno, vanno al centro commerciale, cioè. Fanno di tutto, no? Ad esempio, io so, perché me lo ha detto una mia amica, mi ha mandato delle foto, che questi ragazzi vanno nell'Esselunga dove vado io, vanno nel centro commerciale dove vado io, ma non è che uno deve andare lì, fiondarsi e insomma fare chissà che cosa. Cioè, io credo che ci siano dei momenti e dei momenti per vedere una persona oppure no. Di certo il momento giusto non è quello di andare a casa, citofonare e esigere una foto. Con la persona che segui, non è questo il modo giusto. Ma la cosa più sconvolgente è quella che racconta proprio Sara, che oltre a questi bambini che hanno 8, 9, 10 anni, che ne hanno anche 12, 13, il vero problema sono i genitori, che questi figli li portano lì, nella strada, nella via dove abitano Vale e Sara. Cioè, voi capite che è tutto assurdo, perché un bambino che ha 8, 9, 10 anni. Può non capire che andare a citofonare a casa di una persona che non conosci, che ha addirittura dei bambini piccoli che dormono e quindi che li stai disturbando, una persona che è piccola, un bambino, può non capirlo, può non rendersi conto che non va bene, ok? Che non è una cosa che si deve fare. Un adulto però, e in questo caso i genitori, dovrebbero avere il polso fermo, il pugno fermo, per dire ai loro figli: guarda, andare a citofonare a casa di una persona non si fa, non si va a disturbare delle persone che non conosci. Se ci sono degli eventi, io ti porto volentieri, andiamo in macchina al centro commerciale di qua e di là e li incontri, visto che fanno degli eventi questi ragazzi. Ma andare a entrare nella privacy, a invadere la casa di una famiglia, questo non è giusto, ragazzi. E i genitori dovrebbero spiegarlo. Oltretutto, oltre a spiegarlo, dovrebbero anche dire: io non ti porto assolutamente in quella casa a citofonare. E se lo fai, punizione per tutta la vita, perché è giusto così, ragazzi. Invece no, c'è il mondo dell'incontrario oggi, questi genitori che pur di accontentare i figli, cioè, li portano anche a citofonare a casa della gente. Io veramente scioccato. Tutto questo, ancora più grave, il fatto che c'è una mamma che ha 2 figli piccolini, uno di questi è neonato, ha degli orari da rispettare, ha delle ore di sonno che deve fare e la gente va a citofonare disturbando il sonno di un bambino? No, ragazzi, io non ci sto, sono una serpe velenosa su questo argomento e non transigo. Quindi, voi che mi seguite, siete delle persone molto intelligenti, sappiatelo, non bisogna assolutamente andare ad invadere la privacy della casa di una famiglia, che siano conosciuti oppure no, non si fa, ragazzi, perché. No. Quindi massima solidarietà anche qui a Sara, a Bise, a questi poveri bambini che insomma manco riescono a dormire, a riposare pacificamente per via di gente maleducata che va lì e disturba tutto quanto. Quindi massima solidarietà alla Space Family e mi raccomando ragazzi, non andate assolutamente a fare tutte queste cose, ok? Bene, il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Via Mark, vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark, vai? Saluta. Mark?
Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!